Sì, grazie. Grazie Presidente e grazie Sottosegretario. Purtroppo i cittadini non hanno ancora le risposte. Non abbiamo ancora le risposte perché, checché se ne dica, l'autostrada è da 20 anni che doveva essere pronta. Annunci per il 2012, 2013, 14, 20, 25, 30, 40, non lo so. Però abbiamo la certezza, Regione Lombardia ci dice che sicuramente si farà prima fare l'autostrada rispetto a una riqualificazione dell'SS10, magari con dei raddoppi selettivi. Queste sono le certezze che dà Regione Lombardia. Io l'ho detto prima, una presa in giro che dura da 20 anni, una presa in giro per i territori. Si parla di gap infrastrutturale e danni all'economia del territorio. Ad oggi stiamo tenendo bloccate delle aziende agricole da 20 anni. Molti giovani imprenditori non stanno investendo nelle nostre zone perché non hanno certezza del futuro viabilistico. E ora un progetto nato male, con una progettazione legata ad un'altra autostrada nazionale, il Tibre appunto, che sembra non avrà futuro, lo si sapeva già anche 10 anni fa, 15 anni fa, ma per seguire questo status symbol, questo totem, siamo rimasti bloccati. La risposta che dà Regione Lombardia è: ma forse si può riqualificare le SS10, forse l'autostrada, ma l'autostrada arriverà ancora prima. Certo, abbiamo visto in 20 anni quando è stata fatta questa autostrada. Noi chiediamo, come chiediamo da anni, che venga convocato invece subito un tavolo con ANAS, come volevamo fare, avevamo richiesto anche con l'ex ministro Toninelli e aveva trovato l'appoggio da parte dell'assessore Terzi, che purtroppo oggi non è in aula, per valutare le opzioni alternative, perché delle ipotesi fatte da Regione Lombardia e fatte dal concessionario da 20 anni a queste parti sono finite in carta straccia. Sembra che ormai questa autostrada, prima l'ho paragonata la nostra all'Italia, sia anche il nostro nuovo ponte sullo stretto. Sulle costi per i cittadini, oggi sicuramente 25 milioni di euro per 0 km realizzati, solo per un progetto. Potenzialmente oltre 1 miliardo che ancora i cittadini pagheranno per qualcosa che forse non vedremo mai. Grazie. Angelica facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Il motivo dell'interrogazione di questo question time è per avere maggiori informazioni su quello che sarà il futuro viabilistico tra Cremona e Mantova, in particolare sull'autostrada Cremona-Mantova, che ormai nella programmazione regionale da più di 20 anni, ma è evidente che non si è ancora trovata una soluzione. I numeri parlano chiaro, sono 20 anni di annunci, sono passati 3 governatori, da Formigoni a Maroni a Fontana, 0 km realizzati, 15 anni per concepire un progetto, tra l'altro con 8 km di buco nel mezzo, nessuna tempistica chiara. E un altro numero che invece è diventato certo con il nuovo assestamento di bilancio, 25 milioni di euro a carico dei cittadini. Chiaramente i cittadini pagheranno i ritardi, pagheranno un progetto, come dicevo, di 8 km, con 8 km di colbuco in mezzo. Cittadini che pagano i ritardi di programmazione, pianificazione e forse anche di modello progettuale di un'autostrada che è sempre stata negli annunci, nella propaganda, nei titoli di giornale, ma mai ha avuto, diciamo, compimento, appunto 0 km realizzati, e senza mai affrontare magari progettualità alternative. Però torniamo al punto: 25 milioni di euro che pagheranno i cittadini. Quindi noi vogliamo avere a questo punto evidenza di quello che sarà il futuro di questa autostrada, se ci sono alternative, se dopo che verranno pagati questi 25 milioni al concessionario solo per un progetto, Regione Lombardia tornerà sui suoi passi, se probabilmente capirà che questo progetto è stato fallimentare e inizierà l'interlocuzione con ANAS per eventualmente avere una riqualificazione, per evitare appunto che l'autostrada diventi, se non lo è già diventato, la nostra Alitalia, l'Alitalia di Regione Lombardia, dove da una parte l'Italia fallisce tutti gli anni viene salvata, e l'autostrada in questo caso viene annunciata ogni anno ed ogni anno non viene fatta, dal mio punto di vista fortunatamente, ma sfortunatamente però non vengono scelte altre alternative, tra cui la riqualificazione. Quindi il motivo dell'interrogazione è appunto per avere maggiori informazioni su tempistiche, scenari a fronte di queste novità che sono apparse
prima sulla stampa, sulle dichiarazioni del governatore Fontana a Cremona, e ora sembra ufficiale visto la voce ben indicata all'interno dell'assestamento di bilancio. Grazie. Grazie.